Salve a tutti ragazzi, quest'oggi voglio proporvi una comparativa tra alcuni giochi che si possono trovare gratuitamente all'interno del Play Store di Google. Quindi direi di partire subito con alcuni titoli. Per esempio, direi di partire con Racing Thunder della Polarbit, questo. Giusto per farvi vedere come anche in modo del tutto gratuito è possibile trovare degli ottimi prodotti. Questo, vabbè, purtroppo ci sono alcune pubblicità, le togliamo, facciamo single player e vediamo un po' come va il dispositivo. O meglio, come va il gioco? Abbassiamo un po' il volume. Allora, questo è Racing Thunder. Il gioco a mio parere mi sembra, e nel frattempo apriamo Drift Mania 2, il gioco mi sembra un po' troppo veloce da giocare. Magari potrà essere anche settata la velocità, eccetera, però mi sembra un po' troppo rapido nel far passare le schermate, eccetera, e avrei preferito una minore velocità e anche la giocabilità non mi sembra essere proprio il massimo. Diciamo comunque un buon gioco gratuito, ma nulla di eccezionale a mio giudizio. Ecco, ora proviamo a giocare a Drift Mania 2 e vediamo un po' invece come va questo gioco, come si comporta. Ecco, per esempio, per quanto riguarda questo gioco, secondo me ci sono un po' troppe pubblicità che spuntano un po' da tutte le parti. Ok, bene, siamo rimasti. Ok, ecco, era così. Mi sono dimenticato come si giocava. Andiamo bene. Dato che ne ho provati tantissimi di giochi, non tutti mi ricordo come funzionano. Questo è l'acceleratore, questo invece è il freno per appunto fare le nostre derapate, visto che il gioco è appunto è questo. Che dire, il gioco è carino dal punto di vista delle nostre per fare un po' di evoluzioni con la macchina. Una grafica non eccellente, magari non tanto perché la macchina non è che sia così ben definita, però comunque è un gioco divertente. Direi poi di andare a vedere anche Fast and Furious 6. E nel frattempo che si carica il gioco, vi dico che noi oggi stiamo provando solo dispositivi che sono gratuiti. Naturalmente possiamo trovare anche Asphalt, oppure possiamo trovare titoli come Need for Speed, e che sicuramente ci danno delle qualità di gioco superiori e senza pubblicità soprattutto. Però vedremo come anche alcuni giochi che vi sto proponendo, che vi proporrò gratuiti sul market, sono comunque di buona qualità. Questi primi due sinceramente sono carini, giocabili, però non proprio il massimo a mio giudizio, anche per la presenza di pubblicità un po' troppo che spunta un po' troppo da tutte le parti. Ora ecco, Fast and Furious sta, non so cosa stia facendo, se sta caricando. Quindi Fast and Furious è arrivato, andiamo a giocare. Grafica d'ingresso davvero carina. Ok,
Abbiamo fatto addirittura lancio perfetto. Ora mi dice. Ah, stiamo giocando un tutorial che avevo già fatto, non so perché me lo sta riproponendo. Forse perché. Hai vinto, va bene, vorrei giocare una partita non tutorial che avevo già fatto. Vediamo un po' se ce la facciamo. Il caricamento di questo gioco devo dire che rispetto agli altri è un po' più lento, però per fortuna, nonostante sia gratuito, non abbiamo pubblicità e niente. Quindi, eccoci con la nostra Mustang, pronti a partire. Ottimo lancio. Carino anche il fatto di mettere noi le marce per arrivare fino alla fine e con fare questo, appunto questo swipe. Devo dire che tra i tre che abbiamo provato fino ad ora, Fast and Furious mi sembra il migliore. Davvero è molto carino. Ogni tanto si arresta un po' in modo anonimo quando usciamo così, diciamo, rapidamente. Ora utilizziamo Fast Racing. Ecco, nel frattempo abbiamo ricevuto un messaggio che mi ha fatto togliere il telefono. Bene, andiamo su continua. Vediamo un po' come va il gioco. Allora, cosa dire di questo gioco? Mi ricorda un pochettino Asphalt un po' un Asphalt povero, ecco. Un po' un Asphalt povero, quindi non un granché, dicevo. Poi, proviamo CSR Racing. Vediamo un po' come va. Nel frattempo vi posso dire che da un po' di tempo Real Racing 3 è gratuito sul market e a nostro giudizio è il miglior gioco se si potrà trovare gratuito anche in futuro, possibile, trovabile appunto a 0 euro sul market. Infine, ecco che stiamo provando CRS Racing, che è l'ultimo della nostra prova. Questo diciamo che è del tutto simile a Fast and Furious, forse la grafica è leggermente più scarsa, ma. Bene, quindi questo voleva essere solo una sorta di comparativa tra questi titoli gratuiti, a voi la scelta quale installare in base alle vostre esigenze di gioco. Sicuramente Real Racing 3 rimane il migliore se continuerà ad essere gratuito sul market tra tutti i vari giochi e varie possibilità di giochi racing gratuiti e senza pubblicità soprattutto. E vi rimando quindi alle nostre altre prove sia di dispositivi che di applicazione giochi su provacellulari.it. Grazie.